Una politica sempre più improntata alla tecnologia, all'innovazione, quella che è stata attuando sia a Torrete che al Salesi. Ci parli di questo progetto? Salesi non solo muri, Salesi ospedale pediatrico specializzato unico nel centro adriatico, quindi per 7 milioni di abitanti. Salesi che, di cui si parla solo quando si parla di muri, di ritardi, di cose di questo tipo. Il Salesi in carne ed ossa è fatto da tutta la popolazione, dei bambini, delle mamme, di tutti i genitori, di tutti gli operatori che ci sono. Ecco, questi bambini che non sono dei piccoli adulti hanno bisogno di avere nel percorso di cura anche qualcosa di nuovo. Come questo robot che è un prodotto tecnologico, antropomorfo, ma nello stesso tempo è qualcuno che entrerà in contatto, in comunicazione col bambino che viene da noi. Ecco, lo spirito dell'innovazione è anche questo. In sanità non esiste una innovazione tecnologica fredda a prova di grande tecnologia ma di poca umanità. Esiste un'innovazione tecnologica nella quale la persona che sta male, che si reca in ospedale, sente di avere qualcosa che l'accompagna. Questo qualcosa in questo caso è una macchina che è vicina all'uomo dal punto di vista delle forme, ma nello stesso tempo è qualcuno che accompagna le persone lungo un cammino che dovrà essere il più rapido possibile, il più efficace possibile, riportare le persone nella propria casa sana e salva dopo la fine della malattia. Ecco, lo scopo di un ospedale oggi è questo. È questo, quello di creare le migliori condizioni perché le persone non si sentano isolate, non si sentano fuori dalla società, si sentono sempre accompagnati per mano da qualcuno.